Ben ritrovati con la rassegna stampa di oggi, questa è la prima edizione, in studio con voi Rosaria Moreno. Coronavirus, 26.831 nuovi casi e 217 morti, ricoveri più 983 e altre 115 posti letti occupati in terapia intensiva, oltre 200.000 tamponi. In Lombardia si contano 7.339 positività, crescono le persone in terapia intensiva, un più 53, e quelle ricoverate, un più 283. Tre delle prime sei province per incremento assoluto di contagi sono nella regione più colpita dalla pandemia. Difficile anche la situazione in Campania, dove i contagi inseriti nel dato regionale di ieri sono 3.103. Il tasso settimanale di positività sui casi testati a livello nazionale è al 20,1%, la scorsa settimana era al 12,8%. Coronavirus, Arcuri dice le regioni potevano cominciare ad allestire ospedali a maggio e le avremmo rimborsate, lo prevede il decreto. Il commissario per l'emergenza coronavirus si difende dall'attacco arrivato riguardo all'allestimento degli ospedali Covid e le dotazioni per approntare le terapie intensive in vista della seconda ondata. Non abbiamo un problema di affollamento delle terapie intensive, ha poi sottolineato, ma degli ospedali. E sui tamponi dice dalla prossima settimana 100.000 test rapidi. La confusione di Salvini sulla gestione della pandemia tra lockdown no e lockdown sì sarebbe il fallimento di 6 mesi di governo. Quando lui dubitava della seconda ondata, girava senza mascherina, appunto. Nella stessa giornata il leader della Lega è riuscito a compiere una tripla giravolta sulla chiusura totale per limitare i contagi. A colazione ha detto che se ci sono le necessità di farlo è giusto farlo. A pranzo ha poi twittato che sarebbe un disastro. A cena, insomma, dice che farà di tutto per evitarlo. Quindi ha puntato il dito contro l'esecutivo per i mesi, secondo lui, persi. Gli stessi mesi in cui il leader leghista promuoveva in modo singolare la mascherina, partecipava a comizi negazionisti e negava la possibilità di una seconda ondata. Quando si dice essere chiari con se stessi. Covid in Francia, 47.000 contagi, 235 morti. Spagna, record da inizio pandemia, 23.000 casi. In Germania, 16.000 nuovi positivi, ma mai così tanti. Il premier Castex ha annunciato nel dettaglio le misure del nuovo lockdown in Francia, che sono state approvate quasi all'unanimità dal Parlamento. In Germania, 89 decessi causati da Covid nelle ultime 24 ore. Uno studio inglese dice che solo in Inghilterra 100.000 contagi al giorno. In Romania i positivi schizzano a oltre 6.000. C'è un record in Bulgaria ed Iran. Alto Adige schizofrenica sulle restrizioni. Dopo la linea morbida, ora locali chiusi alle 18. Dicono seguiamo Berlino e ci sono i ristori di Roma. La provincia ha un'incidenza nelle ultime 2 settimane di 537 positivi per 100.000 abitanti, una delle più alte in Italia. Le velleità di autonomia anche sul Covid sono state superate dagli eventi e la Südtirol Volkspartei decide per restrizioni perfino più dure. I ristoranti e anche i negozi chiuderanno alle 18. I bar dovevano rimanere chiusi, poi il ripensamento, dicendo serrande abbassate solo nel weekend. Le stesse associazioni di categoria hanno spinto per allinearsi al governo, dice meglio ricevere gli indennizi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Europa League, Napoli Corsaro. In Spagna battuta 1-0 la Real Sociedad. Il Napoli riscatta prontamente la sconfitta interna all'esordio contro la AZ Alkmaar, battendo in Spagna la Real Sociedad per 1-0. Decisivo un gol di Politano ad inizio ripresa. Boom di positivi in Campania, superati per la prima volta i 3.000 contagi. Impennata di contagi in Campania nelle ultime 24 ore, superata per la prima volta nella regione di 3.000 positivi, sono 20 decessi e cresce anche il numero dei sintomatici, che sono 242.
Agguato nella zona orientale di Napoli, ferito un uomo. Si torna a sparare quindi a Napoli. Nella serata di giovedì un uomo è stato ferito nella zona di Ponticelli con colpi di arma da fuoco. La vittima dell'agguato è stata ricoverata in ospedale. Coronavirus, due decessi a Casoria e uno ad Ercolano. Il coronavirus continua a mietere vittime nel napoletano. Ci sono stati due decessi a Casoria ed uno ad Ercolano. Sono stati comunicati alla cittadinanza dai rispettivi sindaci. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus 468 nuovi casi e 5 decessi appunto in Friuli Venezia Giulia. Un nuovo picco di contagi appunto in regione a fronte di 5.659 tamponi eseguiti. La mappa dei virus, c'è una mappa appunto in internet del virus comune per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia sono quindi stati rilevati 468 nuovi contagi, come dicevamo, a fronte di 5.659 tamponi eseguiti. Ci sono stati 5 decessi da Covid. Si tratta di un uomo di 91 anni di Casarsa, di una donna di 96 anni di Cavasso Nuovo, di una 94enne di San Quirino. Morti tutti all'ospedale a Pordenone. Un uomo di 81 anni di Udine, deceduto al Santa Maria della Misericordia, e infine di un 86enne di Trieste, morto in una residenza per anziani. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Tamponi negativi alla Cavarserani, stop quindi alla zona rossa. Arrivati gli esiti dei test, l'assessore alla sicurezza Ciani ha detto a mezzanotte terminerà il presidio delle forze dell'ordine. Dalla mezzanotte quindi i circa 200 migranti ospitati all'interno dell'ex caserma Cavarserani di Udine potranno finalmente uscire. A poche ore dalla scadenza dell'ordinanza contingente e urgente, firmata e più volte prorogata dal sindaco Pietro Fontanini, sono arrivati gli esiti dei test che scongiurano la presenza del Covid-19 dentro il centro di accoglienza di via Cividale. Pontebba, positivo al Covid un medico di famiglia. Subito sanificati i locali del poliambulatorio. Il servizio comunque sarà chiuso anche oggi. Le autorità sanitarie hanno informato il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi, della positività al Covid-19 di un medico di medicina generale del paese. In giornata, ha spiegato il primo cittadino, si è provveduto alla sanificazione dei locali del poliambulatorio e sempre da oggi, quindi da ieri, l'ambulatorio del medico è stato sospeso. Sarà chiuso anche nella giornata di oggi, cari amici. Bene, e con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.